tifosi del Milan che si pongono delle domande, ai tifosi del Milan che sono un po' preoccupati perché non vedono l'arrivo di nuovi giocatori per potenziare ulteriormente la squadra, per potenziare in maniera decisiva questa squadra, perché questa squadra è già ha delle buone basi, un'identità di gioco, un grande spirito, ma manca, e ve l'ho detto già ieri, ancora dei tocchi di qualità nella rosa. Dico di non preoccuparsi, perché il Milan con Paolo Maldini, con Ricky Massara, con Ivan Gazidis, che è tenuto al corrente di ogni mossa rossonera di casa Milan, con Giorgio Furlani, il plenipotenziario che ora ha preso il posto in tante funzioni di Ivan Gazidis, ebbene tutti stanno lavorando perché per farsi trovare pronti nel momento decisivo di questo mercato, quando ci sarà da effettuare lo scatto, il salto di qualità. Il 19 agosto, mettiamo questa data ipotetica, sarà il giorno dell'inizio dei saldi e degli esuberi. Bisogna farsi trovare pronti in quella data, quando non sarà il Milan a telefonare, ma saranno le altre squadre pronte a telefonare, sapendo le necessità del Milan. Per questo, in questo momento mi dispiace bruciare tanti nomi, ma vi assicuro, nomi, a meno che arrivino da procuratori ben informati, non ce ne sono. Il Milan, vi ho detto, mediano, perché serve un grande giocatore, quando soprattutto quando andranno via per la Coppa d'Africa Bennacer Kessié. Insieme a Tonali serve un giocatore più esperto, più adatto a quel ruolo del pur bravo Pobega, che ha altre caratteristiche. L'ho visto l'altro giorno, chiedeva la palla, grande iniziativa, perché Pobega è un giocatore di grande personalità, ma è un ruolo che non è il suo, e coi ruoli adattati si fa un po' fatica poi a incidere nelle prestazioni, a trovare, a ispirare il resto della squadra, proteggere la difesa e ispirare. Mediano. Il numero 7, qualità, salta l'uomo e bravo a chiudere. Il numero 10, con Brian Diaz, che ha delle caratteristiche, ma ripeto, le caratteristiche che vuole Pioli sono forse un po' diverse da quelle che messe in mostra dal pure eccellente Brian Diaz. E in questo senso il Milan lo sa che deve migliorare lì. Quindi in questo momento, dove non ci sono dei nomi, non dobbiamo preoccuparci. Teo Hernandez, lo ricordate, chi è che pensava potesse venire al Milan, francamente, o Brian Diaz, o altri nomi, lo stesso Tomori, chi pensava a questi giocatori? Quindi in questo momento il Milan sta lavorando sotto superficie. Ha il problema di Kessié, questo è un problema concreto, un problema che il Milan vorrebbe e dovrebbe, e lo sa, risolvere al più presto. Per adesso non ci sono notizie, chiederemo quando potrebbe arrivare, io credo domani o dopo Kessié sarà di nuovo a Milanello. Però io non riesco in questo momento a immaginare dei nomi concreti, non escono dei nomi, poi uscirà un, funzionerà così i prossimi giorni, ve lo dico, ci sarà un sito inglese, francese, tedesco che parlerà di un nome, e allora noi affamati di nome, tutti dietro, troppo facile. Poi magari il nome che ci è stato proposto sarà anche un nome giusto, però vado sempre a chiedere conferma, perché quando leggo di James Rodriguez in cambio di Leao o altre cose del genere, francamente non chiedo nemmeno, perché non ha nessun senso e nessuna diciamo possibilità, pur il mercato riservando delle sorprese. Quindi i nomi che cercherò di proporvi saranno nomi plausibili, mi auguro, o perlomeno nomi verificati, ma in questo momento vedete che in generale nomi non escono. È venuto il
A un certo punto la settimana scorsa il tam tam di Ilicic, però non ho trovato rispondenze, non ho trovato conferme, e quindi anche su questo nome è sempre plausibile, è sempre possibile, ma l'età, le caratteristiche pur di un grande giocatore forse non rispondono appieno ai desideri, alle esigenze di Stefano Pioli. Io invece mi concentrerei su altro, io mi concentrerei sul recupero di Zlatan Ibrahimovic. Ormai ci siamo, stiamo contando i giorni del suo ritorno, non in partitella, non con i compagni, in campo. Quando un giocatore lascia la palestra per incominciare a muoversi in campo, è bene, e continua, e senza intoppi, col ginocchio che non si gonfia, col ginocchio che risponde bene, come lo sta già dimostrando nel suo lavoro sulla cyclette, bene, lì allora incominciamo a mettere le basi, perché questo è un altro dei grandi acquisti. Se il Milan intanto può contare, oltre che sull'eccellente Giroud, che oggi abbiamo sentito in conferenza stampa, e il titolo è: ha voluto Dio che non firmassi per l'Inter, ma che firmassi per il Milan. Io sono cattolico, sono cristiano, sono cattolico, e se non ho firmato per l'Inter è perché è stata così un'ispirazione firmare per il Milan. Lui che ha detto di aver parlato, di essersi ispirato a Shevchenko, a Papin, ai grandi giocatori, gli grandi attaccanti del passato, avendo già Giroud, che è una garanzia sul piano del carisma, della professionalità, della personalità, dell'esempio, perché è un grande giocatore. Aspettiamo che arrivi anche Ibra, non tanto per giocare insieme, non vedo che un allenatore metta due punte centrali insieme, tutto può capitare, ma proprio per essere una Milan che con Giroud e Ibrahimovic non può, non deve aver paura di nessuno. Ma aspettiamo i tre tocchi, oltre che Dalot, che però non è in questo momento priorità, non la terza punta, che in questo momento non è priorità, ma i tre giocatori fondamentali. Il Milan competitivo, il Milan non competitivo nasce da questi tre giocatori: mediano, 10, o se preferite trequartista, e alla destra di qualità, alla destra che possa avere delle caratteristiche che possano aiutare il Milan nei momenti più difficili, nelle pareti più collose, complicate, senza spazi, quando il Milan soffre di moltitudine. Ma non mi preoccupo, io so che il Milan sta lavorando, sa quali sono gli obiettivi a livello di reparti, mi dicono abbiamo un booking ricco ancora di nomi, e quindi aspetto, anch'io come voi aspetto il primo nome per attaccarmi. Ma ero stato chiaro alla fine dei sei acquisti che voglio ricordare: in difesa Tomori e Maignan e Balloturé, a centrocampo Tonali, Brahim Diaz, Giroud. Ho detto attenzione che adesso ci sarà una lunga pausa di riflessione per trovare gli elementi giusti. Così è, ve l'avevo già annunciato, lo sapevo anch'io, e adesso si tratta solo di aspettare. Ogni giorno in attesa di qualche nome nuovo. I nomi passati per adesso non mi solleticano più di tanto. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.